Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Carlotta e oggi finalmente dopo tantissimo tempo torniamo a parlare di make-up. Al mio canale sa che principalmente io tratto di moda perché è la mia passione più grande, ma in realtà sono anche una grande amante del make-up e quindi eccomi qua per mostrarvi i miei prodotti make-up preferiti che secondo me dovete provare per forza. Tra l'altro, se non sei ancora iscritto al mio canale, invece corri ad iscriverti perché tanto è totalmente gratuito e mi date veramente un grandissimo supporto, quindi se doveste farlo, grazie tantissimo. E ora cominciamo subito. Volevo andare in ordine di come praticamente ci si trucca, però all'effettivo ho sbattuto tutto dentro qua e quindi conviene che prendo le cose che sono più comode da prendere senza annientare gli altri trucchi. Quindi direi di partire dalle ciglia finte, che secondo me sono un must del make-up. Ormai mi trucco rarissimamente senza ciglia finte, soprattutto quando il make-up è molto pesante. E queste sono di Eyelure, sono le 117, io prima le compravo sempre in negozio. Adesso non le vendono più, quindi le compro su Amazon e in realtà costano anche meno, quindi da una parte meglio. Hanno la banda praticamente trasparente, sono facilissime da applicare, quindi anche se siete alle prime armi, secondo me queste sono molto ma molto meglio di tante altre, perché magari comprate quelle di Primark e dite cavolo, non sono capace di metterle, non riesco, invece sono molto più complicate da mettere, queste sono veramente facilissime. Passiamo alle palette per gli occhi. Ve ne mostro due per il semplice fatto che sono proprio due cose completamente differenti. Uno è questa qua, questa è una palette di glitter pressati, quindi non sono ombretti veri e propri, non è una palette completa, però questa, cioè almeno una di questa linea di Nabla dovete averla. Io non so come si chiama questa qua, è quella con dentro Capricorn, Ruby, Virgo e Whisper, ah la Ruby Light, ce l'ho scritto davanti, brava Carlotta! Comunque glitter pazzeschi, super facili da applicare, non serve colla, basta applicarli con un pennello. Io questi, cioè veramente li amo, danno subito una power al look che adoro. Non so che frasi abbia detto, un power al look non vuol dire niente, ma avete capito. E l'altra palette, tra l'altro casualmente mi sa che è anche di Nabla questa qua, sì. È una delle ultime uscite di Nabla, se amate i marroni questa è qualcosa di spaziale, cioè guardate che bella. Questo vabbè, questo qua è il colorino che metto anche quando sono truccata così di base, metto sempre questo. Sono tutti molto belli, super pigmentati, facili da sfumare. Io anche questa, veramente, se volete una palette completa con tutti i marroni che potete sognare, e ho detto tutto. Vediamo adesso cosa ci propone la borsa davanti, qua vedo, ok, prendiamo questi. Le mie opzioni per le labbra in realtà sono tutte di Wycon, è un brand che ho sempre non sottovalutato, proprio snobbato, non ci ho mai comprato niente. Negli ultimi anni ho preso dei rossetti per caso, perché erano in mega offerta, ho detto ma sì, e ho preso questi rossettini liquidi qua. Io raga li amo, sono andata a comprare altri colori, ma queste due colorazioni poi sono top. Mi piace un sacco la stesura, rimangono tantissimo tempo, non seccano eccessivamente le labbra. Io li trovo veramente belli e hanno una quantità di colorazioni infinite, poi sono abbastanza low cost perché se non mi sbaglio costano comunque intorno ai 7 euro, non una cifra esagerata. Io ho il numero 49 e il 48 che sono i miei due preferiti, sono quelli che più spesso vedete che indosso nei miei video. L'alternativa al rossetto liquido è il rossetto classico, questo è matte, infatti c'è scritto Matte Mellow rossetto numero 110, non so se si legge qualcosa, se volete fare uno screen. Molto bello anche questo, dura tantissime ore, ovviamente è opaco, il colore vabbè che ve lo dico a fare a me fa impazzire, veramente sta bene con tutto, è un nude perfetto, ma anche di questo hanno una vastità di colori imbarazzante, costa veramente poco e provateli, cioè dovete provarne almeno uno per vedere appunto quanto dura, secondo me dovete provarlo.
Passiamo ai correttori, anche qua ho la versione low cost e la versione un pochino più costosa, anche se qua secondo me i prezzi quasi si equivalgono, perché questo è molto più grosso, dura veramente molto molto di più. Questo, anche solo il cuscinetto, vi ciuccia un sacco di prodotto, ma questo la mattina se dovete andare a lavoro ne mettete un po', lo stendete anche con le dita e siete a posto. Questo per fare un make up un pochino più coprente, un pochino più strutturato, secondo me è meglio, ma li amo tutti e due e comunque questo vi assicuro che vi dura una vita. Io qua ho attaccato l'etichetta di quando l'ho aperto, coprendo quanto dura il prodotto, che non è una genialata, ma contate che l'ho preso a giugno del 2022 ed è ancora praticamente pieno. Passiamo adesso ai fondotinta, purtroppo questa volta sono entrambi ICOS perché uno è Chanel e l'altro è Dior, anche se quello di Dior ce n'è di più perché questo è un 20 ml, se non mi sbaglio, no, questo è un 30 ml, questo è un 50 e costa comunque meno di quello di Chanel. Però io purtroppo uso rarissimamente cose low cost sul fondotinta perché mi creano reazioni allergiche, quindi li compro e poi mi crea reazioni, quindi poi non li uso e vabbè, spreco i soldi, quindi preferisco a questo punto provare quelli un pochino più costosi. E devo dire che entrambi hanno una coprenza media, ma entrambi sono stratificabili, quindi potete andare a mettere sopra un altro strato di fondotinta e aumentate la coprenza. Mi trovo bene con entrambi, ma se posso darvi un consiglio, questo ve lo consiglio se avete la pelle un pochino più secca perché è più idratante, mentre questo per le pelli normali va veramente veramente bene o per le pelli miste. Quindi adesso mi collego a loro e vado a prendere due prodottini. Ecco qua i due prodotti. Allora, non sono proprio make-up, ma sono creme che io utilizzo prima del make-up. Questa è di Yepoda, ormai sapete il mio grande amore per questo brand che fa dei prodotti veramente veramente fantastici. Questa è verde, va a coprire minimamente i rossori, mi piace perché idrata abbastanza bene la pelle, va da Dio con il fondotinta di Dior che non essendo idratante, perché come vi ho detto prima va bene secondo me per pelli normali o miste, con questo vado a riequilibrare il tutto e trovo che sia veramente perfetta. Mentre quando voglio fare la cicca mala il sabato sera voglio una base impeccabile, perfetta, che mi copre qualsiasi cosa, mi deve coprire anche l'anima, utilizzo lei. Questa è la Cica Pair, l'ho comprata poco tempo fa in realtà, però vi assicuro che già la sto abbastanza usando, cioè guardate. Praticamente è una crema verde che a contatto con la pelle cambia colore, adesso vediamo, c'è sui manicotti, ma volevo farvi vedere che diventa quasi una BB cream. Ora cosa sto combinando? E quindi questa va a farvi praticamente un primo strato in cui già va a coprire appunto. Aspettate, se no facciamo i danni. Vedete, la crema è verde, ma quando andate a stenderla prende il colore della vostra pelle perfettamente, ma copre. Quindi, perfetta, mettete questo, il correttore che vi copre anche l'anima, un bel fondotinta e ciaone, non avete più brufoli, non avete più imperfezioni. Passiamo adesso alle palette per il viso. Allora, questa un po' mi vergogna farvela vedere perché ce l'ho una da tantissimo tempo e credo che sia più che scaduta. E due, ve l'ho fatta vedere in tantissimi video dei miei preferiti, ma è la mia preferita in assoluto, è di Benefit e all'interno, appunto, per chi non l'avesse vista, ha i blush che praticamente non uso, due terre che ama la follia sia una che l'altra e l'illuminante, cioè veramente questi tre prodotti sono top. Se dovessi consigliarvene uno per non prendere la palette, che comunque so che ne hanno fatte altre 800 con all'interno i più famosi, vi consiglierei la Hoola e la Hoola Caramel per il resto dell'anno, però anche Cookie, cioè sono tre cialde bellissime anche da comprare singole. Mentre all'interno di questa, la Sassy di Mulac, devo dire che la terra e il blush alla fine mi sono ritrovata ad utilizzarli abbastanza poco perché sono molto intensi come colori, ci vuole veramente un trucco power per supportare un colore così pesante, a parte la terra che in estate si può utilizzare, ma l'illuminante, raga, l'illuminante di questa palette vale tutta la palette, è qualcosa di magnifico, io lo utilizzo spessissimo, cioè, guardate. Brilla, però io continuo a rimettere sti cosi, che tanto poi voglio farvi vedere le cose. È qualcosa di meraviglioso. Io lo amo, sono innamorata, bellissimo. Vi giuro che sono rimaste pochissime cose. Allora abbiamo l'eyeliner, questo
è quello della vita. Cioè, io non ho mai trovato un eyeliner migliore, sia in fatto di qualità che in fatto di prezzo. Costa intorno ai 10 euro, se non mi sbaglio, è di NYX ed è l'Epic Ink Liner, uno dei prodotti più famosi di NYX. Provatelo, non c'è niente da dire se non provatelo. Mascara. Allora, fino all'anno scorso ero in fissa con quello di Saint Laurent, che ancora utilizzo, ma ho notato che è molto buono, ma dura veramente poco, si secca subito, quindi costa un po' troppo, secondo me, per seccarsi così presto. Mentre quest'anno ho iniziato ad utilizzare questo, che è un primer in realtà di Essence, è bianco, cioè vedete, è proprio bianco. Però dà una bella base alle ciglia che poi le rende molto molto più folte. Lasciate stare adesso che ho sulle ciglia finte. E sopra questo mascara qua, che è quello di Clarins. Anche questo molto bello, vedete lo scovolino è così. A me fa impazzire, ma adesso vi vado a prendere una versione low cost che sono andata a ricomprare apposta perché ho finito. Questo è appunto il mascara low cost più buono che io abbia mai provato. Lo utilizzo da quando andavo tipo alle medie. L'ho sempre ricomprato, mi trovo veramente bene. Passiamo agli ultimi prodotti, sono tutti prodotti per le sopracciglia. Non ci sono gel in pottini perché in realtà è un po' che non li sto utilizzando. Preferisco, non so, utilizzare qualcos'altro. E nell'ultimo anno ho fatto fuori questa matita di Nabla, molto molto bella. Non posso farvi vedere la mina perché ovviamente è finita. E ho fatto fuori una matita di Shein, in realtà ne ho già presa un'altra. Sono fatte entrambe alla stessa maniera, hanno la punta micro micro e dall'altra parte hanno gli scovolini. Sono super comode, veramente la punta è, raga, sottilissima, vedete quello che avanza? C'è una roba minuscola, quindi potete fare di tutto e di più. L'unica cosa, qui sto chiedendo il vostro consiglio. Per l'ultimo prodotto però ho bisogno di voi, quindi ho bisogno dell'aiuto da casa. Io adoro questi pennarellini qua. Questo è di Shein, vedete com'è fatto? Che è fatto con... C'ha ragione, poverino, è troppo piccolo per mettere a fuoco. Con tutti questi dentini qua per fare l'effetto pelo. E io mi trovo da Dio con questi pennarelli. Ne ho preso anche uno di Kiko. Il problema è che dopo un po' mi fanno irritazione, mi si irrita tutta la pelle delle sopracciglia, mi si secca. Infatti, se vedete qua, ho una parte tutta secca che anche con la crema purtroppo ha creato un'irritazione abbastanza pesante, quindi non posso più applicare i pennarelli, ma non so se sia un problema del fatto che siano low cost, però la matita di Shein non mi ha fatto questo scherzo, perché anche Kiko è low cost, oppure è un problema in generale che ha la mia pelle con i pennarelli. Sono curiosa, se avete qualcuno da consigliarvi che a voi non ha fatto reazione, fatemelo sapere qua sotto, perché sono comodissimi, ci mettete un secondo e mezzo e vengono delle sopracciglia top, adoro, molto meglio della matita secondo me. E quindi niente, questi erano tutti i prodottini che io vi consiglio di provare assolutamente, tranne i pennarelli per le sopracciglia. Fatemi sapere ovviamente qua sotto invece se avete voi dei prodotti da consigliare a me, io sono sempre super curiosa alla ricerca di prodotti nuovi da testare, quindi scrivetemeli qua sotto, vi leggerò tutte quante. E noi ci salutiamo e ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!